Per il mondo che ruota intorno al calcio è veramente dura. Dopo due mancate qualificazioni ai mondiali, l'ultima per mera sfortuna con ben tre rigori falliti, l'eliminazione dolorosa senza lottare agli europei ancora in corso, precipitiamo nel nulla con una truppa assemblata da Spalletti, incensato e presentato come il sommo vate tra gli allenatori italiani solo perché è riuscito a portare uno scudetto a Napoli. Come sempre nel gioco delle parti in Italia si assumono responsabilità per finta. Ho sbagliato, ma non mi dimetto. La politica odierna è lo specchio della nostra disgraziata cultura di mantenersi ancorati, anzi inchiodati, alle proprie poltrone. Peccato che a pagare sono sempre gli stessi, in questo caso gli appassionati, i tifosi, che vivono di risultati positivi delle proprie bandiere, e se nessuno farà un passo indietro metteremo a rischio la qualificazione mondiale, la terza consecutiva, un record di cui non farne vanto, ma solo sdegno. Tanto vale levarsi subito il dente e rifondare il tutto. È troppo facile scaricare la responsabilità solo sui calciatori. Mi rifiuto pensare che improvvisamente siano diventati tutti scarsi. Attenzione, l'ennesima mancata qualificazione, oltre a spezzare il cuore di chi ama il calcio, darebbe un duro colpo all'economia e all'intero settore sportivo. Guardando i giocatori selezionati dal mister, so tutto io, penso ci siano state indicazioni poco attendibili e di mero interesse dei club. Molti calciatori demotivati, viziati, adatti solo a fare il compitino per firmare autografi e sfoggiare tatuaggi improponibili. Per evitare di trascinare il calcio italiano in un triste anonimato, bisognerà urgentemente cambiare passo.